20 marzo 2014, mi trovo qua in direzione Montefiore, Montefano, vedi la torre là? Adesso vado giù tutto qua, c'è sta casa che non è abbandonata, è privata. Guarda che enormità, quante famiglie c'è campavano qui dentro una volta. Oh. C'è la finestra di Heidi lassù, rotonda. Guarda chi che pace oggi, che meraviglia, una giornata meravigliosa, che c'è la terra arsa, vedi le crepe lì? È arsa la terra, è 3 settimane e mezza che non piove, adesso invoco il Padre Eterno fa piove affinché la terra beve l'acqua che c'ha bisogno. Guarda che spettacolo qui di terra, oh. Io mi auguro che un contadino con un cuore buono mi regalasse un pezzo di terra qui in questi campi di Bagnolo. Oppure qualcuno dei contadini vicino Castelfidardo, tanto qui è vicino Castelfidardo, vieno sempre qui. Pustà che non mi vede nessuno, qualche contadinaccio che c'ha un sacco di terra, che mi regala un pezzo di terra a me. C'è fa una capanna, vivo lì. Dopo quando ho a mio figlio, vado da mio padre e mia madre, se no campo un della terra. Piano piano costruisco sempre di più, mi costruisco un qualcosa ante la terra, coltivo la terra e dei frutti che del mio lavoro magno, col mio sudore magno, bevo e dormo, come ho detto in un'altra registrazione, come ho detto l'altro di ieri pure ho detto la stessa cosa. Guarda un po' che cappellino anni 80, preso in una pesca di beneficenza, 1,50 euro, 3.000 lire. Guarda un po' le margherite qua, c'è fratello Vento che mi fa compagnia. Si filacci chi sicuramente, chissà, per far vedere alla gente che c'è il fil de ferro. Se no bocchi dentro te strocca la macchina. Però chi c'è bocca dentro? Solo il padrone, il proprietario del terreno. C'è può boccare chi? C'ha una jeep con la moglie, va giù tutto, va su tutto. Ora che casa enorme lì. Due case enormi c'hanno qua, però non le abitano, forse le abiteranno d'estate. Cucce capisci, cavoli di loro, tanto la proprietà è di loro. Qui mica c'è scritto vietato da giù a piedi pedonalmente in la proprietà nostra, no. Non c'è scritto vietato, vado giù. Cammino, tanto la terra è di Dio. Però i pezzi di terra, dai a Cesare ciò che è di Cesare, dai a Dio ciò che è di Dio. L'uomo ha pagato a Cesare l'esattore delle tasse, le tasse sataniche qui in la terra bisogna pagarle a Satana. Satana vuole che si paga le cose materiali, eh? E l'uomo, questo qui, suo proprietario terriero, questo ha pagato allo Stato, ha pagato al comune, allo Stato, chi te pare, e questa adesso la terra è sua, anche se è di Dio, la terra è sua, finché campa è sua, però la terra è di Dio, anche se campa questo, può campare fino a 1000 anni, però la terra è sempre del Signore nostro Creatore. Guarda che spettacolo, queste piantine mi sa che i bisellini, eh. Guarda che spettacolo queste piantine, oh. Tutte radici arrampicanti, va su, va in alto e poi si forma tutti i bisellini col succo interno. Pensa un po', i prodotti organici che fanno bene, tutta la roba che c'ha la terra, se è coltivata nel modo giusto, senza diserbanti, senza niente, viene su beh la roba, viene su naturale al massimo. E questo noi ci dobbiamo rendere conto una volta per tutte. Che dietro chi sa siepe c'è un panorama spettacolare, guarda lì, guarda le margherite o mezza su campo de ulivi. E nammi se che spettacolo. Adesso io mi dirigo verso il laghetto qua, di questi campi di Bagnolo, che c'è un sacco di laghi qui intorno, no? Ce n'è 5-6, tanti, per me, secondo me è tanti, perché del suo spettacolo delle colline, ogni tra una collina e un'altra, ogni avvallamento c'è un lago,
Sono bellissimi sti laghetti, formati dalle piogge, perché qua l'irrigazione non è che c'è, te si campichi, è tutto piogge e basta, qua non irrigano niente, anche se piove de rado, una volta ogni 2-3 mesi piove qua ormai, invece fino agli anni 90 più e a una volta o due volte a settimana, invece adesso cambiate le cose, Apposta ormai è vietata la coltivazione di barbabietola da zucchero, perché dai primi anni 2000 l'Italia è stata categorizzata territorio siccità, territorio di siccità, penisola e secca nelle precipitazioni. Perché questo? Perché l'uomo imperterrito a fa del male, nella sfrenatezza da formare nuove medicine, nella sfrenatezza e nella cattiveria da creare nuove malattie, tramite la rubaccia che butta niente il cielo, ha reso sì che le piogge che c'erano una volta non si creassero più, queste perturbazioni belle che c'erano una volta, i scrosci d'acqua con i temporali di una volta, lo scroscio col temporale veniva giù, pulia, ripulia, 2-3 giorni buoni a settimana, più a rotta de collo, e poi nevicava sempre, ogni inverno mezzo metro di neve, minimo, se no un metro, dopo mezz'ora un metro di neve, invece adesso basta che fa un centimetro di neve, tutti vanno in tilt, tutti se credono chissà cosa ha fatto il nevo del telegiornale, ha nevicato pure in pianura, tutti allarmi, controallarmi, un centimetro di neve. Invece quando ero piccolo io mi ricordo tutti inverni sempre mezzo metro di neve. Dopo superati i primi anni 90 già comincia a calare sempre di più, dal 2000 in poi ha calato sempre di più inverni. Nel 2011 c'è stato col metro di neve dappertutto, nel 2012 un tantino di neve, dopo il 2013 quasi niente, il 2014 zero proprio in condotta, niente proprio, manco pochissima neve, niente, manco le muista stanno, pensa un po' che inverno, e i meteorologi prospettavano un inverno pieno di neve, tutte prospettive futili, tutto nullo. L'altro giorno sono venuto giù qui con la macchina, pensavo di andare giù e poi andare sull'Inter con la strada lì, invece ho trovato una sbarra chiusa. Chi è che vuole vedere quel video, basta che va a vedere il video di, mi pare, il 17 di marzo 2014. Adesso io vado, stessa casa qui, che una volta ho fatto un video qui, che parlo di chi è che mi mixava i video, no? Parlavo di questo fatto lì. Invece oggi parlo della natura, che la natura ci dona gli antibiotici naturali, e l'uomo cosa ha fatto? Sta creando delle cose chimiche in modo che, con la scusa che ci protegge o ci toglie la malattia, quella cosa, crea le patologie e poi crea l'antimalattia, che aiuta per togliere la malattia, la patologia che ha inventato l'uomo stesso, nello stesso tempo te la mette un'altra, in modo che tu devi apprendere un'altra medicina, dai oggi, dai a domani, sei sempre in farmacia, sei sempre dal dottore, è un macello, invece bisogna sapere usare e doprare le robe naturali. Guarda che laghetto, che spettacolo, che verde, perché sotto c'è un sacco di alghe. Bisogna cominciare a usare le robe naturali per proteggersi e per prevenire la formazione di malattie, per non farle venire le malattie. Ci dobbiamo proteggere con i prodotti organici al 100%. E come? C'è la ditta multinazionale in tutto il mondo, sparsa in 100 paesi nel mondo e forse anche di più, quasi in tutto il mondo sta comprendendo, che cura tutto con l'aloe vera, te pensa, e sappiamo bene che anche nella Bibbia c'è tre passi che spiegano proprio che Dio
ha donato l'aloe vera, l'estratto di aloe, come pianta guaritrice, come pianta che ha delle proprietà molto importanti per la salvaguardia del corpo, per il nutrimento del corpo leso, delle malattie, contro le malattie, pensa un po'. E nel mio sito personale di internet, matteomontesi.tv, vedi la maglietta qui, per esempio la t-shirt, questa è le stampa con Doce, un negozio italiano che sarebbe bene a, e come posso dire, sarebbe bene che tutti riuscissimo a sostenere il negozio italiano, e sostenendo Condocio, comprando le magliette mie su condocio.it, su ogni avvertenza, informazione dei miei video, si riesce a sostenere, c'è un sostentamento minimo anche per me. Quindi per me, io vi ringrazio a tutti coloro che riescono a sostenermi tramite l'acquisto delle magliette. E non solo, del sito mio, dicevo che c'è anche il banner del negozio online, se può comprare, acquista anche i prodotti della Forever Production. La Forever Production è una ditta, come dicevo prima, multinazionale, grandissima, enorme, che se tu ti prendi un prodotto di quello lì, che è organico al 100%, oltre che fai bene al tuo corpo, fai bene anche all'altro, a chi è che lo proponi questi prodotti, perché più li proponi, più cerchi, più insomma li fai comprendere agli altri che li acquistano, e più fai del bene sia fisico per l'altro e sia anche monetizzando sto bene, perché in testa vita, purtroppo, non campando d'aria, tutti quanti c'emo bisogno dei quattrì e no dei chiacchiere per campà, purtroppo, in questo mondo proprio perverso del demonio, che se sei senza soldi tutti ti abbandonano, sei abbandonato da tutti e poi non riesci manco a sostenerti, perché devi mangiare e da mangiare si paga, caro. Allora, c'è sto zaino qui che sono pieno di roba, sono pieno di roba in questo zaino. Allora, oltre che in quel video, questo qui, dopo farò un video più piccolo con quell'altra videocamera, anche se è impannato l'obiettivo, che è un macello, ormai l'obiettivo è otturato, però si vede, bene o male si vede. C'ho queste magliette qui che, per fatte vedere, chiunque me compra queste magliette sostiene il mio operato. Allora, questa qui, per esempio, guarda, Condocio è, adesso si vede tutta acciaccata, però c'è il logo mio che è registrato all'ufficio brevetti d'Ancona per 10 anni. Chiunque lo copia viene sanzionato a norma di legge dalla finanza. Basta che io lo so, lo vengo a sapere, denuncio il fatto e dopo tutti i soldi che c'è stati fatti, speculati sopra di me, li pio io. Per legge, per legge. Allora, guarda un po'. Guarda, questa qui è nera, è la stessa maglietta. Vedi che è uguale, però nera roscia cambia i colori, dopo dipende uno che gusti c'ha. Per esempio, guarda, vedi, in missione per Gesù. Questa è una foto che mi sono fatto da solo in un luogo che sono andato a sperimentare. Vedi il logo mio, sempre con una videocamera in mano e la torcia in mano. Poi c'è questa maglietta qui, grigiastra, marroncina. Guarda, dopo dipende uno che gusti gli piace. Guarda, costano poco, qui costano 13 euro, 13 euro in euro è poco, ma in lire è tanto. Però 13 euro oggi come oggi cuce voi pia, non c'è più niente. E poi, specialmente se colorate, oggi la maglietta cucì costa 15 euro minimo in te un negozio. C'è da pagare lo Stato, purtroppo, lo Stato è ladro e tocca pagare. Guarda un po', questa pure un'altra, in missione per Gesù, blu, ce l'è azzurra. Poi un'altra roscia, fan puede, cos'è il logo mio? E il logo, dopo c'è azzurra col logo mio, eccolo qui. Quindi chiunque mi vuole sostenere il mio operato, se volete che Bocco vada sperimentando le case, le grotte, in tutte pare, chi è che vuole che fosse faccende ancora che vada avanti, per riuscire ad andare avanti, se mi vuole sostenere, o se comincia a comprare i prodotti della Forever Production. Questi qui,
Questi qui, specialmente questa bibita all'aloe vera, gel naturale, chi è che l'acquista? Questa qui, questa bibita? Questa me l'ha comprata Marco, della Natura Saggia, Natura Saggia. Questo ragazzo c'ha un cuore d'oro veramente, mi ha comprato questi prodotti e mi ha comprato il negozio online e l'ho messo nel sito mio, il negozio online. Io lo ringrazio, Marco, ti ringrazio se stai a sentire su video, però tanto tutti i video non li può vedere, non li fa, perché io li sforno come il passi i video, e chi è che mi sta a guardare, io lo dico a te che mi stai a guardare. Dopo c'è anche la roba all'aloe vera per la mamma incinta, per amore di mamma e bebè. Guarda, questo qui vedi, per sta bene, capito? Chi è che se lo può permettere a comprarsi i prodotti, è prodotti al 100% organici e sicuri al 100%, se sono state fatte un sacco di ricerche mediche e scientifiche e tutto. Questa è la più grande ditta multinazionale al mondo che commercializza l'aloe vera, l'aloe vera, e il prodotto organico al 100%, non c'è niente di diserbante, non c'è niente di coso. Una volta che te bevi questa bibita, non è che succede i miracoli, però ti protegge contro le malattie, non te fa venire, previene le malattie, non te fa venire le malattie, insomma. Ricordamele se faccende qui, che è molto importante, tutti le dovessimo sapere. Adesso io ho detto questo, con questa registrazione ti voglio far vedere le grafiche delle magliette. Le grafiche non è grafiche queste è logo, è la grafica, ma in realtà le magliette c'è solo digitalizzata la foto mia, che questa l'ha digitalizzato Roby Laville, che lo ringrazio. Ciao Roby, non so se vedi su video, ma ce n'hai da fare 7 carette al giorno, come fai a vedere tutti i video mia? Non la fai, no? E poi io li faccio lunghi 2-3 ore, perché io sempre recito la coroncina della Via Divina Misericordia, Rosario, è interessante, e poi protegge. Chiunque dice che è una rottura è perché ancora non ha riconosciuto la consistenza e la grazia che dà il Rosario, che dona proprio questa arma potente contro gli attacchi infernali del demonio. Il Rosario dona proprio una grazia grande di protezione, una difesa incredibile di protezione, e anche è un rifugio dove noi ci uniamo e ci proteggiamo e confidiamo alla mamma celeste, perché chiunque si affida a mamma di Gesù arriva prima a Gesù. Adesso me levo i calzetti qui, che fa un caldo tremendo, oggi fa 28 gradi, quindi pensa un po' che roba. Oh, ecco qua, c'è i pezzi neri che pare merda, però è calzetti, mica puzza sti calzetti, me l'ho lavati ieri sti piedi, non è che chi mi c'è un'unghia strappata, vedi? Ogni tanto si sente qualche animaletto là in mezzo che suona, canta all'ode e gloria del creatore. Adesso me levo pure st'altro piede dalla scarpa, va. Eccolo qui, va. Vedi che spettacolo di giornata oggi, no? Il cielo come al solito non è azzurro, ma è bianco lattiginoso, perché nuove patologie che stanno nel cielo tramite le ditte farmaceutiche mondiali che stanno e fa del tutto per spurcare tutta l'aria, in modo che la gente va sempre all'ospedale, va sempre a pià nuove farmaci chimici, in modo che gli fa bene per una roba e gli fa male per un'altra. Guarda un po', ecco qua, ecco qui, guarda, oh, le rinseghe nel piede, guarda che macello, guarda un callo qui peggio di vecchi rimbambiti. Guarda che roba, oh, e nammise, chi c'ho il cacio cavallo e il formaggio parmigiano dei piedi c'ho? Fa un po' sentire se puzza. No, no, non puzza sui piedi, no, no, non puzza. C'è la peluria del calzetto, no, tutto lì. Ecco qua, guarda che io su unghia incrastata. Allora, adesso io qui, adesso meglio coi piedi all'aria, scialo. E quindi mi raccomando, tutti coloro che vogliono sostenere il mio operato, se fanno uso di questa bevanda energetica e anche prevenzione di malattie, fanno una cosa buonissima per loro. Chiunque soffre di artrosi, chiunque soffre di gastroenterite, chiunque soffre di intestino, qualunque malattia, te pensa l'aloe vera è la pianta guaritrice. Te pensa che quelli antichi di una volta, pensa, ieri l'ho letto sta faccenda qui, te pensa, questo è il titolare dell'azienda mondiale nel mondo, guarda che occhio, guarda che roba, quante bibite che io di aloe,
Guarda qui, tutta la ditta che fornisce una catena di montaggio. Guarda, dal 1978 Forever Live Production ricerca le migliori risorse presenti in natura per realizzare prodotti di alta qualità per il benessere e la bellezza di tutti, di tutta la famiglia. I prodotti presentati in queste pagine sono il risultato di approfondite ricerche che ci hanno permesso di offrirvi i migliori prodotti per il benessere della bellezza e la base. E base di aloe, a base dell'aloe vera, e dimostrano le incredibili proprietà benefiche di questa eccezionale pianta che ci aiuta a stare meglio. Guarda, guarda un po', c'è pure Gandhi, Cristoforo Colombo, guarda lì, oh, mi sale brutto. Ti dirai, sì, bello te, no, io sono brutto, però Cristoforo Colombo pure peggio di me, vedi che ce n'è di peggio. Quattro vegetali sono indispensabili per la salute dell'uomo, il frumento, la vite, l'ulivo e l'aloe. Il primo lo nutre, il secondo ne rinfranca lo spirito, il terzo gli reca l'armonia, il quarto lo guarisce, pensa. Quindi l'aloe, secondo Cristoforo Colombo, guarisce. Poi invece, secondo Gandhi, mi chiedi quale forze segrete mi sostenessero durante i miei lunghi digiuni? Ebbene, furono la mia incrollabile fede in Dio, il mio stile di vita semplice e frugale e l'aloe di cui scoprì i benefici al mio arrivo in Sudafrica. Pensa un po' all'aloe vera, fresco gelle, aloe vera stabilizzato al 100%, bevilo quotidianamente, oltre ad aiutare la digestione integrerai la tua alimentazione con importanti alimenti nutritivi, sono veri sorsi di salute e benessere. Per tutti coloro che soffrono di una patologia, una malattia, non prendete i psicofarmaci che vi fa solo male, prendete l'aloe vera. Io ve lo dico per bel vostro, te dirai, te no, te lo dici per il portafoglio tuo, no, io lo dico per bene collettivo, fraterno, per la fraternità universale, anche se non me ci credi, a me non me può fregare di meno, perché io so che so nella verità. Te dirai, qual è la verità? La verità è solo Gesù, lo so, però la verità è anche quello che dico, perché l'aloe vera aiuta tantissimo. Guarda, manteniamoci giovani con Forever Active A. Guarda un po', tutta la famiglia. Il nuovo Forever Active è un ottimo integratore di acido ialuronico per l'idratazione della pelle e per il funzionamento delle articolazioni. È ora disponibile anche in Italia. Dopo c'è un sacco di prodotti convenienti e organici al 100% di aloe vera. Dopo qui c'è proprio dei rilevamenti scientifici, dei studi, e sono state fatte anche dei studi, coinvolto 44 pazienti soffrenti di una serie di malattie infiammatoria intestinale, la colite ulcerosa, e si è visti risultati molto positivi dopo che questi pazienti hanno usato questa bevanda giornalmente, hanno visto e hanno avuto dei risultati positivissimi addirittura alcuni si sono guariti. Quindi anche gli egiziani, i faraoni facevano uso dell'aloe vera. Il liquido organico al 100% che c'ha la pianta di aloe, di aloe, aloe, come te pare a te, guarisce. Te dirai, no, non fai miracoli, però previene dalle malattie, però ad alcune persone guarisce. Tu dirai quello che te pare che non è vero, però è così e basta, è vero, io dico che è vero. Dopo, se te non ci credi, a me non me può fregare meno. Io dico le cose come stanno, i dati di fatto, finito. Bisogna basarsi oggi come oggi sui dati di fatto. Dopo c'è questo qui, fampuede, cos'è? Fampuede. Ecco. Ah, tocca aprirla, vedi, c'è la linguetta per sicurezza. Forever Bee Pollen. Forever Bee Pollen è raccolto in apposite arnie brevettate dai fiori che coprono gli altipiani desertici dell'Arizona. Questa metodica ci offre tavolette a base di polline fresco e purissimo. Forever Bee Pollen non contiene conservanti, aromi artificiali o coloranti ed è un prodotto secondo rigorose procedure di controllo qualità. Si consiglia l'assunzione di una tavoletta due volte al giorno. Gli integratori non vanno intesi come sostituiti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare ben chiuso in un luogo fresco ed asciutto e non esposto alla luce solare diretta. Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare le dosi consigliate. Non usare il prodotto se la confezione non è integra. Adesso l'ho bucata, sai i denti, però non è bucata al massimo.
tanto questa solo per farti vedere a te quante cose c'è. Poi c'è i prodotti per la donna, per la cosmetica, c'è tutto. Allora, per sostenere a me, io e Luca ha dato l'appello a tutti coloro che vogliono sostenermi comprando le magliette. Io mi sono dimenticato ad aggiungerci che i sistemi per contribuire al mio operato sono l'acquisto delle magliette del Condocio, e in più l'acquisto della Forever Production, e in più da vedere i video. Così, bene o male, qualcosa, niente non è, e qualche sostentamento me ce viene, ma fino a un certo punto. Non è che si può campare con tutto questo, ci vorrebbe anche i video inediti, che quelli ci sarà presto, perché piano piano mi devo costruire anch'io una realtà ben solida, perché sennò come fo a mantenere a mio figlio, come fo adesso i miei genitori anziani, se sentene da morire quando tocca a pagare il funerale, voi vedendo lì più i quadri. Te dirai, ti preoccupi per il funerale, è un maleducato. No, io mi preoccupo per tutto, perché i miei genitori al 20 del mese non la fanno, perché babbo è solo lui pensionato, non la fa più andare avanti. Già è un miracolo che sto mese sono riuscito a pagare la linea telefonica, perché zia mi ha dato una quota, mi ha prestato una quota per dare l'acconto al meccanico, e in più ci ho pagato pure la linea internet, perché sennò noi la facevo manco più a pagare la linea internet, erano cavoli amari. Dopo il canale non lo riuscivo più a gestire, senza linea internet come fo? Io comunque so proprio, c'ho caldo un bel po' oggi, mi dovrei togliere pure i jeans, tanto chi mi vede? Chi mi vede senza jeans? Chi mi vede? Chi c'è la fratta? Me li cavo, sa? Tanto i contadini qua non mi stanno a guardare. Là la casa sta distante, lontana. Quella sarà, non è abbandonata, perché è tutto bello. Oh, me levo pure i pantaloni, Cosa voglio di più? Guarda. Oh, me spugliaria nudo. Ecco qua. A posto. Oh, adesso sì che sto bene, scialo, mezzo alla natura, mi riempo di energia positiva, Oh, quanto sto meglio adesso, però ho le gambe, paro un morto defunto, paro decesso. Te dirai, sei un cesso, certo che sei decesso, sì, sarò decesso, sarò un cesso, quello che te pare, però vedi che te risparmio le parole per dirmi male, te li risparmio, le dico io, basta, c'è bisogno, le dico io, fatta finita, vedi, a vedere i video mia, c'è se guadagna, il risparmio delle parole cattive. Allora chiunque vedi video mia, se deve risparmiare a discorre male, perché lo dico io, basta, finito, chiuso, vedi, chi è? Io sono l'unico youtuber che fa cucì, che già se risponde da per lui, a posto, fatta finita, non c'è bisogno che te sgoli, parli, dighi male, ognuno giudichi se stesso, ognuno porrà il dito su se stesso, no sugli altri. Allora adesso, detto tutto questo, tutte ste faccende, i guanti che me l'ha dati Ornella San Andrea, i guanti, contro guanti, dopo e poi la Bibbia, dovrei leggere pure le lettere di Santa Faustina Kowalska, oggi le comincio a leggere, va? Oggi in questa giornata, dopo in questa giornata leggo un po' di lettere di Suor Faustina Kowalska, prima recito la potente arma contro il demonio, scialo, guarda, sa le gambe all'aria, in mutande, maglietta, la maglietta non me la levo, roba che mi pizzica qualcosa. In telegambe io vedo se c'è qualcosa che mi pizzica, gli do una botta, lo schiaccio, vedi per esempio qui, guarda, c'è un muscellì che sta camminando tra i peli, no? Guarda che muscellì lungo, questo chissà se c'ha un filz ante la pelle, questo cosa va cercando ante la pelle, va mangiando, vuole mangiare, vuole infilzarsi dentro, vedi? La peluria, il Padre Eterno perché ce l'ha creata? Ce l'ha creata per proteggerci dai pizzicotti, però già che se va lì c'è le vene gonfie, io ho le vene gonfie nel corpo, guarda che roba. Questo magna, succhia il sangue e a posto, almeno dono il sangue ai insetti, così fa il donatore del sangue, no? Fa pure un'opera buona. Mio cugino Luca adesso fa il donatore del sangue, come nonno Basilio che ha preso la medaglia d'oro, e zia Claudia pure fa la donatrice del sangue. Ecco così. Adesso io leggo prima di tutti, prima del rosario, oppure dopo,
tre passi della Bibbia che dice dell'aloe vera, che ieri me l'ha trovati pure mia madre è esperta, la Bibbia la conosce come le sue tasche, il libro sacro del nostro creatore. Allora io qui basta che vada a leggere il messaggio di Marco, però siccome questo è un cellulare sottomarca, non si vede niente, già è tanto che contro luce riesco a intravedere qualcosa. Allora, aloe vera è persino menzionato nella Bibbia, numeri 24:6, Giovanni 19:39, Salmi 45:8. Giovanni 19:39, adesso voglio vedere. Giovanni 19:39, fa un po' vedere. Allora, Giovanni 19:39. Aspetta, 2. Giovanni. Quanto mi ci vorrete? Giovanni. Dove sarà? Cos'è? Non lo trovo. C'è Geremia. Dai, ci voleva mia madre. Perché io ora che trovo un passo mi ci vuole una vita. Eppure Giovanni sta Pietro Apocalisse. Allora, eccolo, l'ho trovato. Dopo De Marco c'è Luca, dopo De Luca c'è Giovanni. Allora, cos'è che ho detto? L'ho trovato. Fan puere, cos'ho detto? Giovanni 19:39. Guarda. Allora, Giovanni 19. Guarda, Giovanni 7, vedi. Allora, sono arrivato, guarda, 11 19:39. Fan puere. Eccolo. Guarda un po'. Capitolo 19:39. Eccolo qui. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. L'aloe. Poi vado a leggere anche questo passo qua, i numeri, aspetta. Allora, Salmi 45:8. Sta a sentire che è molto importante quello che sto a dire, non è che mi dico le cazzate. Salmi, già mi sono scordato, che testa, certo che non mi ricordo di niente. Salmi 45:8. Aspetta. Salmi, eccolo. Salmi 45:8. Eccolo qua, guarda, 45:8, guarda. Ami la giustizia e la malvagità, detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni, di mirra, aloe e cassia, profumato tutte le tue vesti. Aloe. Poi, sente, c'è sempre l'aloe, la pianta guaritrice. Allora, poi c'è i numeri 24:6. Numeri 24:6, guarda un po'. Aspetta. Adesso due i numeri qui. Aspetta. Eccolo. Numeri 24:6, guarda, fammi un po' vedere. Eccolo qui. Guarda, 24. Allora, 24:6, eccolo qui. Guarda. Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Le aloe che il Signore ha piantato per la nostra guarigione,
Pensa, una pianta guaritrice che è commercializzata al 100% organica dalla ditta più grande al mondo, la Forever Production. Pensa che roba, oh. Allora cercate da non solo per sostenere il mio operato, ma anche per curarvi voi stessi. Perché se ci avete qualsiasi cosa, oppure anche se non ci avete niente, per proteggervi contro i cancri, contro un sacco di malattie schifose che oggi chiappa a tutti, allora proteggiamoci contro queste malattie con l'aloe. Allora adesso io ho detto questo, voglio vedere quanto c'è rimasto. Guarda l'aloe, eccolo qui. Aspetta, eccolo. Guarda, stabilizzante aloe vera. Eccolo. Allora adesso io, prima fam vedere quanto tempo c'è rimasto. Allora adesso io qui, e la Bibbia, i passi l'ho letti, e dopo leggio le lettere di Suor Faustina Kowalska, che è apparso Gesù, e poi eccolo qua, il libricino e l'arma contro il demonio, eccola qua, oh, eccola, vedi? Il rosario, oggi non rischio come ho rischiato ieri. Chi è che vuole vedere quella ripresa di ieri? Sono andato un teccù la casa abbandonata a sperimentare laggiù vicino l'ipersimpli di Villa Musono. Mi ha fatto male un bel po', stavo per soffocali, l'esofago mi si è tappato e non respiravo più, mi ha toccato a fuggire. Io non lo so perché mi è andata bene, perché sennò guarda un po', c'ho una zanzara, c'ho, guarda. Cos'è che pizzica? Vuole pizzicare un muscellì? Un muscellino del piede che vuole pizzicare il piede perché c'è un sacco di vene gonfie. Ma un po' che vene gonfie che c'ho io in te su piedi. Guarda che roba, oh. Non si vede niente, guarda. Guarda chi. To, guarda che vene. E na miseria, oh, che roba. Allora, adesso quindi oggi è giovedì. Giovedì 20 marzo 2014. Allora dicevo di quel video di ieri che ho fatto. E dopo sono andato sul fiume per invigorirmi un po' di ossigeno, perché sennò il fiume Musone, io ho detto Angelo Custode del fiume Musone, rinvigoriscimi, e risanami, ripristinami la respirazione, perché sennò qui moro sfissiato. E te eri contento e contento a stora se morivo, no? C'è crepavo te quel video lì, c'è crepavo veramente perché non respiravo più. Allora il fiume mi ha ascoltato, l'Angelo Custode mi ha ascoltato e mi ha ripristinato l'organismo. E poi non solo, poi dopo c'era un sacchetto chiuso, che dentro c'era un gatto morto chiuso dentro il sacchetto. Io ho aperto il sacchetto, l'ho visto che c'erano tutti i bigattini che se lo stavano a mangiare dentro, scappavano fuori, bucavano dentro, non lo sapevano manco loro, perché io gli ho aperto il sacchetto perché prima facevano i fuochi lì dentro con la puzza che impestava, perché dentro il sacchetto c'era la luce che la luce del sole che batteva ante il sacchetto. Dopo dentro il nylon è caldo, no? Ho tolto il nylon, i bigattini stanno nel caldo, mica stanno nel freddo. Allora l'ho buttato un attimo nell'acqua del fiume che è fredda, i bigattini si sono impauriti e bucati dentro il corpo del suo poro gatto, magnato da loro, e non mi sa che mascello a quel poro gatto. Oh fratello vento, io devo registrare, aspetta un attimo a fa vento, vado in un'altra parte, no? E poi oppure fammi compagnia, va, non fa niente. Dopo chi è che mi guarda, mi guarda, chi è che non mi guarda, tanto la maggior parte di quella gente che mi sta a guardare, dopo stacca, mette avanti, mette indietro, a pezzi e bucco, a cazzo de ca, tutti guardano i video mia. E dopo c'è 300 persone, però su 60 milioni che sono assidui e vedono tutto il video. Io ringrazio tutti coloro che stanno a guardare tutto il video dall'inizio alla fine, perché chiunque se perde un pezzo, se perde tutto il filo del discorso. Fa schifo se unghie che c'ho, guarda che roba, va. Guarda che ogna, è un mascello se unghie. Cos'è, oh? Io mi guardo il corpo che mi ha prestato Gesù, se mi pizzica qualcosa lo levo, no? E niente, chi con tutto su sole, la terra è arsa, non c'è niente da fare, guarda un po'. Oggi quindi ci dovrebbero stare i misteri della gioia o della luce. Oggi è giovedì, fa un po' vedere.
Giovedì, i misteri della luce, vedi, ci ho acchiappato. Allora invoco lo Spirito Santo sopra di me affinché scendesse in me lo Spirito Santo e in te che stai a guardare e stai ad ascoltare, se ascolti tutto. Vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. La storia sta per vivere un momento unico. Gesù si inginocchia davanti al cugino Giovanni il Battista, che gli dice: io devo essere battezzato da te. E Gesù: è giusto che si compia la volontà del Padre. Quale? Quella di essere l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ricorda sempre, qualunque peccato tu abbia compiuto, se ti pentirai, Dio ti perdonerà. Lui perdona, non accusa, non condanna. È venuto per giustificare, non per condannare. Impariamo da questo incontro ad essere umili e chiediamo perdono a Dio aprendo il nostro cuore ai suoi ministri, i sacerdoti. Pregamoci per i sacerdoti affinché non si sviassero dalla retta via. Anche se il 99% si sono sviati dalla retta via e vanno incontro a Satana disperdendo il loro gregge, pregamo per l'1% che è rimasti saldi, il piccolo gregge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Vedi quanto mi fa bene il rosario? Fa bene a tutti, perché è un'arma contro gli attacchi infernali dei spiriti maligni, eh? E chiunque lo recita viene protetto, viene liberato dai spiriti maligni che sono ormai, che abitano dentro il corpo che ci ha donato in prestito Gesù, perché il corpo non è altro che il contenitore dell'anima, e ogni sbadio che va via, ogni sbadio che famo è uno spirito maligno che esce fuori dal corpo, perché non riesce a starci se recitiamo l'arma contro il demonio. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana, rispondendo alla preghiera di Maria. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Che c'è tra me e te, o donna? Gli dice Gesù alla mamma. Fate quello che vi dirà. Chi è costei? Una creatura che anticipa l'ora di Dio? È una donna povera, umile, prima piena di grazia, serva, obbediente, moglie, madre, vergine, sposa. Tutte queste cose, grandi e tantissime altre, sono racchiuse in colei che è piccolissima, ma proprio perché tale può, come una goccia di rugiada, rispecchiare il cielo. Fa anche tu quello che egli ha detto e vivrai. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vedi un altro spirito maligno che è uscito fuori dal corpo, perché non possono resistere le malignità, le malvagità che mi state fatte contro di me, che mi stanno facendo tuttora. Tutti qua, un sacco di gente, un sacco di maledizioni, un sacco di malocchi me fanno, me mandene. Dopo questi malocchi si entrano dentro il corpo mio per farmi sta male. Questi spiriti maligni, dei malocchi, delle cattiverie, delle zizzanie, delle rubacce che mi mandano la gente che mi odiano. Mi c'hanno rancori, odi, invidie, e maledizioni. Dopo escene fuori spiriti maligni, perché il rosario è una potente arma. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della luce si contempla Gesù annuncia che il regno di Dio si è fatto vicino e invita alla conversione del cuore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Convertitevi e credete al Vangelo, così incomincia il Vangelo che si conclude con l'annuncio della salvezza. Non temete, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ognuno di noi ha bisogno della salvezza e può gustarla accogliendo Gesù, la sua parola, la sua presenza, che è già in te, accanto a te e per te, affinché tu abbia la gioia e la tua gioia sia piena. Non avere paura, dà fiducia a Gesù, credi in Lui, nella sua parola, e fa che questa si concretizzi nella tua vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce si contempla Gesù sul monte Tabor, si manifesta agli apostoli nello splendore della divinità. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante. Saliamo sul monte Tabor pregando e diciamo con gioia: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Ascoltiamo la voce del Padre che dice oggi anche a noi: ascoltate Gesù, seguite Gesù, non perdete altro tempo perché il tempo della vita è tanto breve. Viviamo la nostra vita quotidiana nella speranza e nella certezza che ci viene dalla fede, di poter raggiungere un giorno la città celeste e poter gioire illuminati dallo splendore di Cristo. Sì, Gesù, per mezzo dell'intercessione di Madre Maria, donaci la grazia da risplendere nel tuo regno d'amore, affinché fossimo e andassimo in paradiso
a gioire dell'amore, della gioia con te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso sono arrivato alla quinta decina del Rosario, è quasi alla fine. Nel quinto mistero della luce si contempla Gesù dona l'Eucaristia alla Chiesa come testamento d'amore. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Una cena che chiamiamo ultima, ma che è perenne, che si perpetua ogni giorno su ogni altare. Ormai da più di 2000 anni, l'ultima cena, potessimo capire tutto il mistero d'amore che contiene. Dio si fa nostro servo e viene in mezzo a noi per servirci. Lasciamoci servire da Lui, amare da Lui. Dio si fa pane di vita. Chiediamo a Gesù di aiutarci a non vivere mai più messe distratte, fredde, trascurate, senza entusiasmo, senza la gioia dell'incontro con Gesù vivo e vero. Cerchiamo veramente da prendere consapevolezza di quanto amore Gesù ci ama, di quanto Dio, nostro Creatore, fatto uomo in Gesù, ci ama. E ci ha detto: io sarò con voi fino alla fine del mondo nell'Eucaristia, il corpo mistico suo in tutti gli altari delle chiese consacrate del mondo c'è la sua presenza. Lodamolo e ringraziamolo sempre. Grazie Gesù, ti sono grato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, pia, dolce Vergine Maria. Adesso un Padre ave gloria, secondo le intenzioni del Sommo Papa, affinché fosse protetto e Francesco, Papa Francesco, da questa tenebra che lo avvolge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempervergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Splendente dimora di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Fonte, torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio di peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina del rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono, di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del demonio. Supplichevoli, preghiamo che il Dio lo domini, e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Allora adesso io recito la coroncina della Divina Misericordia, confidando in Gesù, affidandomi a Lui tramite la sua misericordia, tramite la coroncina della Divina Misericordia, che è come il rosario, si recita col rosario e ci si affida a lui, però ci vuole 5 minuti per recitarla, non è mezz'ora come il rosario, A posto. Allora, Gesù, mi affido a te, confido in te, sempre, ovunque e per sempre. Adesso dov'è che lo vado a trovare? Gesù, eccolo qua, eccolo. Gesù, proteggimi, mi affido alla tua misericordia. Gesù, confido in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Guarda un po', c'è un intreccio. C'è un intreccio di un malocchio che mi è stato fatto proprio adesso. Una maledizione. Guarda come si è intrecciato bene. Nel nome tuo, Gesù, slaccia tutti i malocchi, tutte maledizioni che mi hanno mandato. Tutto quanto slaccia nel tuo nome, Gesù. Te lo chiedo per intercessione di Madre Maria. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, sempre, ovunque e per sempre. Amen. Apposta, adesso se tu vuoi, se tu puoi, donami la tua parola, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Gesù. Para un po', sei girato da Fratello Vento, ha girato la Bibbia, oh. L'alito di Dio ha girato la Bibbia. Fiducia in Dio in ogni situazione della vita. Salmo 71. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, dal pugno dell'uomo violento e perverso. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai, fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Per molti ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. Dalla tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme e dicono: Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, nessuno lo libera. O Dio, da me non stare lontano, Dio mio, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di insulti e di infamia quanti cercano la mia rovina. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, oh Dio, non abbandonarmi. Fino a che io annunci la tua potenza a tutte le generazioni e le tue imprese. La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, oh Dio? Molte angosce e sventure mi hai fatto vedere. Tu mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra.
accrescerai il mio onore e tornerai a consolarmi. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio. A te canterò sulla cetra, o Santo di Israele. Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato. Allora la mia lingua tutto il giorno mediterà la tua giustizia. Sì, saranno svergognati e confusi quelli che cercano la mia rovina. Grazie Gesù, questa è la tua parola, lode e gloria a te per sempre Gesù, mio re, mio tutto, amen, grazie Gesù. Adesso leggo una lettera di Suor Faustina Kowalska, ma prima recito questa preghiera, che è un minuto di orologio. Metto tutto nelle mani di Gesù, oggi però mi si intreccia sempre il rosario. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Na zinza, oh. Pare un piccolo bacarozzo. E la benedizione tua, Gesù, scenda su di me e su tutti coloro che state a guardare questo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso io leggo qualche lettera di Suor Faustina Kowalska per terminare questa registrazione. Ecco qua. Lettere di Santa Faustina. La presentazione. Ecco le lettere di Santa Faustina Kowalska. Prendiamole in mano e apriamole come se fossero le loro buste, nelle loro buste. Esse infatti, anche se non sono state indirizzate a noi, sono una testimonianza su Gesù. Siano numerosi i cerchi degli amici che stanno alla porta per assistere all'incontro di Suor Faustina col suo sposo. Come nel diario che fu scritto nelle più ordinarie e comuni condizioni di vita di una suora nelle case della congregazione. Anche qui, nelle lettere, si manifesta chiaramente la storia della sua anima e la presenza del suo sposo. Per noi, dopo la lettura del diario, tutto ciò che è molto chiaro, come lo fu per i suoi confessori, quando non ebbero più dubbi che colui che le si manifestava era veramente Gesù. Malgrado tanti dubbi tra i contemporanei di Suor Faustina, non perdiamo questa possibilità meravigliosa che grazie alle lettere viene offerta a noi uomini semplicissimi in situazioni di vita ordinatissimi. Il Signore Sposo si trova davanti alla nostra porta e bussa. Apre il suo cuore ad ognuno che crederà e si affiderà a Lui. Gesù aprirà il suo cuore. Accogliamo Santa Faustina, il dono delle sue lettere, e permettiamo a Gesù di condurci sulla strada della misericordia. Cracovia, 18 gennaio 2005. Cardinale Franciszek Makarski. Introduzione.
Depositiamo nelle mani degli adoratori della Divina Misericordia di Santa Faustina un secondo documento dove il diario, legato alla sua vita e alla sua missione, è la corrispondenza con i direttori della sua anima, con i superiori e con le consorelle. Questa corrispondenza rivela meglio il clima in cui Suor Faustina realizzava la missione e specifica la partecipazione ad essa di altre persone, particolare di Padre Michele Sopoco. L'autrice delle lettere, Santa Faustina Elena Coasca, conosciuta oggi in tutto il mondo come l'Apostola della Divina Misericordia, nacque il 25 agosto del 1905 a Glogowice, parrocchia Swinice-Wareche, legge in poteca è meglio, leggi meglio di me, coinvodato di Liz. Era la terza di 10 figli dei poveri contadini Marianna e Stanislao Kowalski. I genitori le trasmisero una fede viva in Dio, presente nel mondo e nel prossimo. Le insegnarono ad amare Dio e a mettere al primo posto le cose di Dio. Per circa 3 anni essa frequentò e intraprese un lavoro di domestica ad Aleksandrow Lodzki e infine a Lodz. Fino dalla più tenera età sognava la vita religiosa. Nel luglio del 1924, sotto lo stimolo di una ispirazione interiore, partì per Varsavia per poter realizzare la sua vocazione religiosa. Lavorò per un anno presso la signora Aldona Lipski e Ostrowek, comune di Klembow, vicino Varsavia, mettendo da parte... E una miseria che roba, l'ellongo. Mettendo da parte denaro necessario per la dote per poter entrare in convento. Il 1 agosto del 1925 entrò nella congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia e seguì il postulato nella casa di Varsavia presso via Zitnia 3-9. A quel periodo risalgono i suoi dubbi circa il carattere della sua vocazione, dubbi che la inducevano a prendere in considerazione la possibilità di abbandonare la congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia e di entrare in un ordine di natura più contemplativa. Ma dopo alcuni mesi trascorsi a Varsavia, partì per la Cracovia ai fini del noviziato e lì assimilò una intensa formazione religiosa, acquisendo la conoscenza dei principi della vita interiore, dal carisma, della congregazione e del lavoro, che avrebbe poi riempito la maggior parte della sua vita nel convento. Il 30 aprile del 1926 ebbe luogo la vestizione, ricevette la veste religiosa e il nuovo nome di Suor Maria Faustina. Durante il noviziato sperimentò l'oscurità della notte nello spirito, un tempo di sofferenza e di prove che si traducevano in una sensazione di abbandono da parte di Dio. Superò anche questa prova dopo la conclusione del noviziato di 2 anni il 30 aprile 1928 e mise a Cracovia i voti perpetui e il Giovedì Santo del 1934 scrisse l'atto con cui offrì completamente se stessa per i peccatori, specialmente per coloro che dubitano della misericordia di Dio. Durante la formazione del noviziato e in seguito durante tutta la vita religiosa, Suor Faustina svolse varie funzioni, lavorando come cuoca, giardiniera, portinaia, aiuto panettiere, commessa di panetteria. A Varsavia, a Plock e Wilno, a Cracovia, svolse i servizi più umili con grande dedizione, cercando di scoprire anche nelle più semplici occupazioni l'amore di Dio e di rispondere ad esso con un impegno personale. A Wilno le si scoprì la tubercolosi, che gradualmente invase poi tutti i suoi organi interni, causandone grandi sofferenze e infine la morte. Durante la malattia, Suor Faustina fu ricoverata negli ospedali di Pradnik, Czerwogi e Cracovia. Passò inoltre molto tempo nell'infermeria del convento. Appena si sentiva un po' meglio, riprendeva i suoi compiti, combattendo la malattia e la sofferenza con una grande forza di volontà e con un grande amore per Gesù. Morì nel convento di Cracovia il 5 ottobre 1938 e fu sepolta nel cimitero del convento. Il Santo Padre Giovanni Paolo II l'ha proclamata beata il 18 aprile 1993, l'ha canonizzata il 30 aprile del 2000 a Roma. Suor Faustina ha tramandato la descrizione della sua vita interiore per mezzo del diario scritto su ordine di Padre Michele Sopoco, suo direttore spirituale al Wilno,
Nell'autobiografia descrive l'esperienza affascinante dell'incontro con Dio che dimorava nella sua anima e parlava nel suo cuore, portandola alle vette dell'unione mistica e scoprendo davanti a lei il mistero della vita divina. Donandole il suo amore, Gesù le consegnò la missione di proclamare al mondo la verità sulla misericordia di Dio che le aveva elargito, quelle grazie straordinarie che accompagnarono la sua unione con Dio attraverso l'amore, l'adempimento della sua volontà. Il Signore le parlava durante le visioni, mostrandosi come Gesù misericordioso. Le visioni nello splendore della gloria del risorto, come due raggi, uno pallido e l'altro rosso, che uscivano dal suo fianco trafitto. Oltre alle visioni di Gesù, Suor Faustina ricevette anche visioni della Madonna e dei Santi, delle anime del Purgatorio, di Satana. Ebbe anche il dono delle stigmate spirituali e le si manifestarono con dolori nelle mani, nei piedi, nel fianco, nella testa. Senza parvenza evidente di ferite fisiche, tutte le grazie che riceveva servivano alla scoperta del mistero della misericordia di Dio, quella misericordia che si è rivelata nella passione della morte e nella risurrezione di Cristo, e a mostrarle in che modo poteva inserirsi con la propria vita nella missione salvifica di Lui. D'accordo con il direttore spirituale e con i superiori, Suor Faustina ha trasmesso con precisione il messaggio di Gesù misericordioso, che conferma la verità sull'amore misericordioso di Dio per ogni uomo ed invita alla sua proclamazione con la vita, con la parola e con la preghiera. A questo scopo il Signore ha trasmesso attraverso Suor Faustina le nuove forme del culto della Divina Misericordia, che sono l'immagine di Gesù misericordioso, la festa della Divina Misericordia, la coroncina della Divina Misericordia e l'ora misericordiosa. È l'ora della misericordia, ognuna di esse è alla proclamazione del mistero della misericordia di Dio. Il Signore ha allegato grandi promesse a condizione di un'autentica prassi di questo culto, la cui essenza è l'atteggiamento di fiducia verso Dio, quindi l'adempimento della sua volontà, compresa nei comandamenti, nei doveri del proprio stato, nelle ispirazioni riconosciute dallo Spirito Santo e nell'amore attivo per il prossimo. Anche se Suor Faustina durante la vita non aveva fatto niente di straordinario, oggi è conosciuta in tutto il mondo come l'apostola della Divina Misericordia, che ci insegna come Dio è il Padre della Misericordia, che ama ogni uomo e gli mostra come potersi salvare dal peccato che lo attanaglia. Oltre al diario, Suor Faustina ci ha lasciato lettere e cartoline di auguri scritte al padre Michele Sopoco, suo direttore spirituale, al padre Giuseppe Andrasch, ai superiori, alle consorelle e alla famiglia. Queste lettere contemplano il quadro spirituale dell'apostola della Divina Misericordia e dimostrano il suo grande impegno nella proclamazione del messaggio della misericordia al mondo e la sua preoccupazione per gli altri, per la loro salvezza e per i loro bisogni. Pensa un po'. Lo scopo della stesura delle lettere. Queste sono molto importanti, le prefazioni e le presentazioni del libro, è molto importante, lo dobbiamo sapere tutti. La corrispondenza di Suor Faustina abbraccia le lettere di padre Michele Sopoco, suo direttore spirituale, le relative risposte a Suor Faustina. L'apostola della Divina Misericordia scriveva da Varsavia e da Cracovia, chiedendo che fosse riconosciuta ufficialmente la volontà di Dio a lei trasmessa e che fosse aiutata a risolvere i problemi relativi alla diffusione del culto della Divina Misericordia. Fanno parte dell'epistolario anche le lettere scritte al padre Andrasch, ai superiori e alle consorelle. Un gruppo a parte è costituito da cartoline con gli auguri scritte in occasione di voti religiosi, di onomastici e di feste. Fino ad oggi si sono conservate 19 lettere di Santa Faustina Kowalska scritte al direttore dell'anima, padre Michele Sopoco, 7 lettere di Sopoco a Suor Faustina, 3 lettere della superiore generale, madre Michaela Moragzgewaska, una lettera diretta a Suor Irene Grizanowska, superiore della casa a Cracovia, 9 lettere a Suor Giustina Golofit, sulla quale Suor Faustina esercitava la sorveglianza spirituale in qualità di cosiddetto angelo, 11 lettere a Suor Ludwina Kazina, anche in qualità di angelo, e una lettera di Sar Beniamina Zarebska. Inoltre ci sono
Tra altre annotazioni, i fogli con gli auguri in prima per madre Irene e per le altre sorelle. Sono rimaste anche alcune lettere inviate alle sorelle Eugenia, Natalia e Wanda e le dediche sul retro dei Santini. Tramite le lettere Suor Faustina informava padre Michele Sopoco, suo direttore spirituale, delle esperienze interiori in cui il Signore le trasmetteva il messaggio della misericordia e trattava anche il problema delle sue ispirazioni interiori relative al suo eventuale abbandono alla congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Si informava della salute del padre e inviava i saluti agli altri sacerdoti. Le lettere superiori esprimono l'unione spirituale di Suor Faustina Quasca con la madre generale, con la madre Irene, impegnata anche questa nella diffusione del culto della Divina Misericordia. Tali lettere confermano il suo grande rispetto per i superiori, il suo spirito di appartenenza, di amore alla congregazione. Di altro carattere invece sono le lettere dirette a Suor Giustina, Ludovina e Cazzina, delle quali la Santa si era occupata durante il loro noviziato, sono impregnate di senso di vicinanza spirituale e di desiderio di condividere il bene della loro vocazione. Nelle lettere alla famiglia Suor Faustina rivelava l'amore per i suoi, per i genitori e per i fratelli per i quali desiderava tutto il bene possibile. E nammise, quanto è lungo a leggere. La cronologia delle lettere. Fam puede. E na miseria. La maggior parte dell'eredità epistolare di Santa Faustina è costituita dalle lettere al padre Michele Sopoco, scritte negli anni 1936-1938 da Varsavia, da Walendow e da Cracovia. La parte prevalente fu scritta da Cracovia, dove l'apostola della Divina Misericordia passò gli ultimi anni della sua vita. Suor Faustina riceveva da lui risposte e per questo motivo nella raccolta esse vengono pubblicate alternate alle lettere di Suor Faustina. In tal modo si può riprodurre in una certa misura il clima spirituale della corrispondenza tra Cracovia e Wilno. Tra le lettere ce n'è una dell'anno 1933 scritta da Wilno e indirizzata a padre Giuseppe Andraschi. Questo è tutto interessante, Quello che interessa di più di tutti è le lettere di Suor Faustina Quasca, che leggerò nel prossimo video. Adesso mi si è fatto abbastanza tardi, e devo andare via da qui, da questo posto magnifico, meraviglioso, perché è proprio un peccato andare via da qui. È spettacolare questo posto, mi piace un bel po'. Adesso cammino scalzo, così mi energizzo di energia positiva, che già al solo fatto da stare seduti in un campo già ti energizzi di energia d'amore positiva, e io già che pure ci cammino, guarda, vedi, c'è cammino con queste gambe che pare di un cadavere che cammina, perché sono bianco, no? Abituato sempre coi pantaloni, sempre a essere coperto dal sole, adesso dopo divento carbonizzato d'estate, perché è sempre mezzo nudo, andà giù il mare, giù il fiume, farò i bagni giù il fiume, se Dio vuole che campo, se non campo, pazienza, deciderò. Però andrò nell'altra dimensione, perché tanto l'anima da questo contenitore che è il corpo che ci ha donato in prestito Gesù si stacca prima che il corpo muore qui sulla terra, prima di essere risorto da Gesù quando ritornerà dal cielo, risorgerà i morti dal nulla, i corpi anche putrefatti, anche ormai che non c'è più niente, li risorgerà da capo, da zero. Quindi prima che mi risorgerà e prima che il corpo muore, addirittura l'anima esce fuori dalla bocca, dal contenitore, esce fuori e va nella dimensione dell'amore. Però fino a che campo questo corpo lo porto a energizzarsi di energia positiva che emana la terra, la madre terra arza, guarda un po' le arza qui, guarda che roba, e nammise che roba, che arzura, ora che bocche ho sta terra, è arza. E alza talmente tanto che si apre le bocche. E nammise che roba. Adesso io quindi da qui potevo leggere, continuare a leggere, però dopo la registrazione la gente si lamenta sempre che le fo lunghe, però c'è quei pochi, su 60 milioni di persone in Italia c'è 300 che mi guardano tutto il video intero e quell'altri
quell'altri 600 dei rimanenti, su 60 milioni ce n'è 1000 che mi guardano delle persone, no? Però a queste creature 300 mi guardano assidue tutto il video, dall'inizio alla fine, eh? Però dopo c'è quelli che non hanno possibilità da guardarlo, quell'altri 600 non le guardano, guardano a pezzi e boccola, meglio e peggio, dopo sputtanano. In pratica i miei fan sono 300 su 26.000 che c'è scritti che se sono iscritti, ma in realtà sono iscritti per niente, perché non c'ha né senso di essere iscritti, eh? Magari tutti i 60 milioni di persone in Italia si iscrivono, almeno riesco bene o male a cavarmela mensilmente, andare avanti, a progredire e a essere anche tutelato nel senso delle cose, per esempio dicendo delle magliette. Questo è un piccolo sostegno che chiunque le acquista a me mi dà un sostentamento monetizzato, eh? E nel senso anche i prodotti della Forever Production, che fa benissimo per proteggerci da contro queste malattie brutte che vienene, e anche chi è che ha le malattie, i cancri, contro cancri, sopra cancri, le malattie che fa la chemioterapia, prendesse e bevesse queste bibite, eh? Tutte queste malattie schifose che ha donato Satana all'uomo per rovinarlo, per distruggerlo, cerchiamo da bere l'aloe vera, perché l'aloe vera è una pianta divina che ha messo Dio per la guarigione dei corpi imbastarditi, mi raccomando, e cerchiamo anche per guarirci nell'anima, perché se noi ricerchiamo Gesù, confidiamo in Lui col cuore, e in più beviamo se bibite, siamo ripristinati, sia spiritualmente, che è la cosa essenziale, che fisicamente. Adesso vi saluto a tutti, ciao a tutti, mi raccomando, prendete spunto sa se faccende, e chiunque mi vuole bene, che dice veramente che mi vuole bene, concretizzasse su bene nell'acquisto delle magliette, che tanto tutti necessitiamo delle magliette d'estate corte. Dopo c'è anche femminili, c'è maschili, di tutte le qualità. Basta che vai in le avvertenze del sito mia, oppure di ogni avvertenza di video, qualsiasi produzione che fa, c'è un link che c'è scritto condocio.it, oppure c'è il negozio online della Forever Production nel mio sito internet incapsulato lì. Chiunque vuole proteggersi e iniziare a star meglio, a iniziare a mettersi in salute una volta per tutte, anche per i fumatori. I fumatori hanno ormai nei polmoni, se formate, l'asfalto, la nicotina, forma un batuffolo grosso quanto alla fine come un pallone da calcio nei polmoni, che riempie, imbratta i polmoni, li rende irrespirabili. Piano piano viene un cancro, un tumore in tei polmoni per chi è che fuma. Onde evitare questo, per purificarsi, perché chi è che fuma da 3-4 anni già ce l'ha sto batuffolo, sarà piccolo quanto una pallina da tennis, però se sta a formare sempre di più un batuffolo peloso che imbratta tutti i polmoni, piano piano viene un cancro, o dopo uno non la fa più a respirare, eh? E se era un cinese si chiamava Toshi Mafumi. Comunque dopo, a forza da viene tutto su schifo, il carbonizzati i polmoni, dopo alla fine uno gli viene un cancro, dopo deve fare la chemioterapia, non c'è speranza, mori. C'è uno su 1000 che si salva con la chemioterapia, uno su 1000, eh? Invece, onde evitare su schifo, se uno c'ha un vizio, lo continua a fare quel vizio, cercate da bere sa bibita che vi purifica, vi protegge, vi libera da questo batuffolo di peli, eh? Che è un macello dentro i polmoni di chi è che fuma, perché la maggior parte di gente fumene dappertutto, fumene tutti ormai. Io non dico toglietevi il vizio, perché tanto il vizio ormai non lo toglie più nessuno, perché più uno gli dici da non fumare e più fuma, fa l'incontrario. Vi dico, bevete sta bibita che vi fa bene contro i tumori, i cancri, lo schifo. Fine! Nelle lettere alla famiglia, Suor Faustina chiede dello stato di salute dei genitori, assicurando di ricordarli nella preghiera. Si interessa inoltre del destino di sua sorella Wanda, che voleva entrare nella congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Nelle dediche in rima e negli auguri scritti alle consorelle in occasione delle feste natale, dell'anno nuovo, della Pasqua o dell'anniversario dei voti, colpiscono il grande talento poetico, il senso teologico dell'autrice
e la sua fede in Dio e nella sua misericordia. Le brevi dediche ai genitori scritte sulle immaginette sante dimostrano quanto Faustina li amasse, quanto pensasse a loro e pregasse perché Dio li benedicesse. Pensa un po', io voleva bene i genitori, la sorella. Il contenuto delle lettere al padre Michele Sepoco. Le lettere a padre Michele Sepoco rispecchiano le emozioni spirituali che Sor Faustina sperimentava nella Cracovia, quando il contatto con il direttore spirituale era solamente episodico. Solo il incompletamento del diario e rivelano le grandi cose che avvenivano nel cuore dell'apostola della Divina Misericordia. Sor Faustina rivolgeva al padre Michele Sepoco, rivelando il messaggio della misericordia e cercando aiuto per la sua realizzazione. Spesso gli chiedeva come comprendere la volontà di Dio e come realizzarla nel miglior modo possibile. Con grande fiducia Sor Faustina confidava al padre Michele Sepoco i misteri relativi al Signore, raccontava delle visioni interiori e citava precisamente le parole che udiva nel suo cuore. Di sera, prima di partire per Wilno, durante la benedizione, sono stata per un po' in comunione con Dio Padre. All'improvviso mi ha invaso una strana potenza e mi sono sentita come un bambino nelle braccia di suo padre. D'un tratto ho sentito le parole: non temere, figlia mia, tutti i nemici si sfracellano ai miei piedi. Sor Faustina rivelò l'ordine interiormente ricevuto dal Signore, secondo cui doveva abbandonare la congregazione e fondarne una nuova, e il rifiuto della madre generale di concederle il permesso. Chiedeva al direttore spirituale come comportarsi. Il problema di una nuova congregazione viene trattato da Suor Faustina nella concessiva lettera del mese di aprile del 1936, scritta a Waledow. Racconta della visione avuta la Domenica delle Palme, quando il Signore le rivelò molte cose riguardanti il futuro, tra cui la fondazione dell'Associazione dei Laici dedica alla diffusione del culto della Divina Misericordia. Ancora una cosa, padre, vedo chiaramente che non ci sarà soltanto la congregazione femminile e maschile, ma vedo anche che ci sarà una grande associazione di laici della quale potranno far parte tutti e potranno ricordare con gli atti la Divina Misericordia, facendo la misericordia agli uni e agli altri, confidando completamente in Dio. Era convinta che questa cosa di Dio sarebbe giunta alla sua realizzazione. Sor Faustina, nelle sue lettere al direttore spirituale, faceva un preciso resoconto di tutto ciò che accadeva nella sua anima, il modo in cui partecipava al mistero di Cristo sofferente, confermando le esperienze descritte nel diario. Raccontava anche di avere sperimentato la presenza di Dio che impregnava la sua anima. Sono obbediente alla voce di Dio e non è cambiato niente nella mia anima. Come una volta, anche oggi nel mio cuore lo sguardo del Signore mi penetra fino in fondo. In ciò riconosco l'infinità della perfezione di Dio e la mia miseria. La conoscenza di Dio donava a Sor Faustina la luce per agire con coraggio. Molte volte nelle lettere a padre Michele Sepoco ritornava sul problema della fondazione di una nuova congregazione. Sor Faustina relazionava precisamente sugli sforzi che intraprendeva per capire la volontà di Dio. A Cracovia parlava di questi problemi con padre Giuseppe Adrask, e cercando di mantenere la calma e la ponderatezza. Pensa un po' quanto è importante sul giornalino, no? Un problema importante che diventò il tema di molte lettere di Sor Faustina al padre Michele Sepoco era la diffusione del culto della Divina Misericordia, in modo particolare la proclamazione della festa della Divina Misericordia. Sor Faustina desiderava recarsi personalmente dal Santo Padre per chiederle il favore di istituire questa festa. In una delle lettere successive racconta al padre Sepoco della visione riguardante la diffusione dell'adorazione della Divina Misericordia. Sor Faustina nelle sue lettere faceva un sistematico resoconto dell'evolversi della sua vita spirituale. Scriveva della grande nostalgia dell'unione con Dio. Sento un grande desiderio e nostalgia di Dio. So che l'amore toglierà presto il filo della mia vita terrena, perché sento la voce del mio sposo, ma la morte non ritarderà quest'opera. Allora avrò la possibilità di agire in tutta la pienezza. Consapevole dell'avvicinarsi della morte, esprimeva il desiderio di unirsi con lo sposo della sua anima per sempre, non tralasciando di trasmettere anche il testo della coroncina alla Divina Misericordia affinché potesse essere stampata sulle immaginette. Dov'è che l'ho messa l'immaginetta? Da qualche parte.
Padre Michele Sopoco rispondeva pazientemente alle lettere di Suor Faustina, invitandola alla fedeltà, alla volontà di Dio, all'obbedienza ai superiori. La informava sullo sviluppo del culto della Divina Misericordia, sull'esecuzione dell'immagine della Divina Misericordia e sulla stampa delle immaginette con la coroncina alla Divina Misericordia. Metteva in guardia Suor Faustina ad azioni affrettate, invitandola alla prudenza. Ricordava che in tutto doveva essere obbediente al suo confessore di Cracovia, padre Giuseppe Adrska. Assicurava anche che da parte sua intraprendeva i passi necessari per la fondazione di una nuova congregazione che si sarebbe dedicata alla diffusione del culto della Divina Misericordia. Le lettere di Suor Faustina a padre Michele Sopoco e alle sorelle della congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia rivelano il volto umano e spirituale dell'Apostola della Divina Misericordia, dimostrano con quale cura cercasse di accettare e capire il mistero della misericordia di Dio e come facesse tutto il possibile per tramandare questo mistero al mondo. Si può inoltre constatare quanto si interessasse del benessere dei suoi familiari e con quanta delicatezza cercasse di adempiere fino alla fine la volontà di Dio, possedendo la grazia di una profonda vita interiore. Invitava le consorelle a seguire coraggiosamente Cristo. E una miseria quanto c'è da leggere, un bel po', non finisce più, comunque finisce qualcosa, tutto tende alla fine, no? Tranne che l'amore, però materialmente tende alla fine la memoria di questa videocamera, quindi mi tocca staccare. La seguente raccolta della corrispondenza di Santa Faustina è stata realizzata a cura di Sor Beata Piecut negli anni 70 del secolo scorso. Attualmente è stata aggiornata la biografia, per esempio le date dei decessi delle suore con le quali si incontrava Suor Faustina e le informazioni sui suoi familiari. Nel contenuto delle lettere si è provveduto alla chiarificazione di tutte le abbreviazioni. È stata ordinata anche la scrittura delle lettere maiuscole e minuscole, secondo le norme vigenti oggi. Le parole aggiunte per una migliore comprensione del testo si trovano nelle parentesi quadrate. Alla fine sono state inserite la biografia, l'elenco cronologico delle lettere, destinatari delle lettere, gli indici delle persone, dei luoghi e l'indice tematico con i numeri della impaginazione laterale della quale sono state fornite tutte le lettere e i brevi auguri e i bigliettini. La corrispondenza di Santa Faustina preparata in questo modo permetterà di conoscere il contenuto delle lettere e faciliterà anche la lettura a coloro che per il loro lavoro si serviranno di questa pubblicazione. Padre Jan Makinac. Corrispondenza di Santa Maria Faustina con padre Michele Sopoco. Questa è la prima lettera. Varsavia, 23 marzo 1936. Reverendo padre, desidero confidarle ciò che sento e ciò che ho detto alla madre generale. Padre Michele Sopoco nacque il 1 novembre 1888 a Juskukekuzizina. Nel 1910 entrò nel seminario di Wilno. Nel 1914 fu ordinato sacerdote. Dopo l'ordinazione lavorò per 4 anni come vicario a Toborsk-Rischi. Negli anni 1919-1924 fu cappellano militare a Varsavia. Nello stesso tempo completò gli studi specialistici alla facoltà di teologia dell'Università di Varsavia e nell'Istituto Pedagogico. Nel 1924 fu trasferito al Wilno, dove continuò a svolgere la funzione di cappellano militare fino al 1932. Il 1928 fu assunto come professore supplemente di teologia pastorale alla facoltà di teologia dell'Università Stefan Batory. Negli anni 1927-1932 svolse la funzione di padre spirituale nel seminario di Wilno. Nel 1947 si trasferì a Bialystok, dove insegnò il seminario fino al 1962. Morì a Bialystok il 15 febbraio 1975. Padre Michele Sopoco incontrò Suor Faustina nel 1933, divenne suo confessore e direttore spirituale fino alla sua morte. Ho conosciuto Suor Faustina nell'estate luglio-agosto nel 1933 come penitente della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia di Wilno, dove ero confessore ordinario. Mi impressionò per la sua eccezionale finezza e per la sua stretta unione con Dio. Di solito non esisteva materia per l'assoluzione, non aveva offeso mai Dio con un peccato grave. Già all'inizio dichiarò di conoscermi
da una visione da cui aveva capito che io avrei dovuto essere direttore della sua coscienza e realizzare i piani di Dio trasmessi attraverso di lei. Presi alla leggera il suo racconto e la misi alla prova. Con il consenso della superiora, Suor Faustina doveva cercarsi un nuovo confessore. Dopo un certo periodo però essa tornò da me dichiarando che avrebbe sopportato tutto ma non mi avrebbe lasciato mai più. Per ispirazione di Suor Faustina, padre Sopoco si interessò della verità sulla misericordia di Dio e diventò un apostolo zelante di questa verità e del culto della divina misericordia. Dietro suo suggerimento, Santa Faustina scrisse il diario. Padre Sopoco ebbe cura dell'esecuzione della prima immagine di Gesù misericordioso. A Wilno, nel 1934, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, intraprese dei tentativi presso le autorità ecclesiali miranti all'introduzione della festa della Divina Misericordia. Ha scritto molte opere dedicate alla Divina Misericordia. Fino alla fine della propria vita si prodigò per introdurre la festa della Divina Misericordia, per farne approvare il culto. Padre Michele Sopoco dedicò tutta la sua vita a Dio, alla Chiesa, mostrava un grande zelo nel glorificare Dio, zelo che si esprimeva in una militanza straordinaria radicata in una profondità vita spirituale. Desta meraviglia la molteplicità dei suoi lavori. Fu pastore parrocchiale, catechista, organizzatore scolastico, pedagogo, insegnante all'università nel seminario, padre spirituale, confessore di seminaristi, di sacerdoti e di suore, cappellano militare. Si prodigava per la costruzione delle chiese e lavorava per far smettere di bere agli alcolisti. Nel 1987 iniziò il suo processo di beatificazione a livello diocesano, che si completò nel 1993. Gli atti del processo sono stati consegnati alla Congregazione Le Cause dei Santi a Roma. Nel 2002 fu completata la documentazione scritta del processo. Positivo super virtutibus. Richiesta per intraprendere le ulteriori tappe del processo a livello della Congregazione. Il 20 dicembre 2004 il Santo Padre Giovanni Paolo II ha promulgato il decreto sull'eroicità delle virtù del servo di Dio. Pensa un po'. Te pensa, la lettera è: di sera, prima di partire da Wilno, durante la benedizione rimasi per un po' in comunione con Dio, Padre. All'improvviso udii queste parole: non temere, figlia mia, tutti i nemici si fracasseranno ai miei piedi. Dopo queste parole entrò nella mia anima una strana pace. Quando arriverai a Varsavia, senti nell'anima di dire alcune di queste cose alla Madre Generale. Madre Generale Michela Morasche, figlia di Stefano e Maria, nacque il 6 giugno 1873, al battesimo ricevette il nome di Olga, portò dalla casa un'accurata educazione e una buona istruzione, conosceva alcune lingue straniere, si diplomò al liceo e al conservatorio. Entrò nella congregazione del Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. In età già avanzata, il 5 agosto 1912 svolse il postulato sotto la guida di Suor Janina. Alla vestizione ricevette il nome religioso di Micaela. Svolse il noviziato sotto la direzione di Suor Margherita. Durante la professione temporanea lavorava nell'ospedale militare organizzato nel territorio della congregazione a Cracovia. Subito dopo i voti perpetui pronunciati il 30 ottobre del 1919 fu nominata superiora della casa della congregazione Varsavia. Svolse questa funzione fino al 1928, anno in cui il capitolo generale le elesse superiora generale della congregazione. Durante il suo mandato furono approvate le costituzioni della congregazione, ha fondato le nuove case di Varsavia, Leopoli e la filiale della casa Ploch nel paesino Biala, distante 10 km da Ploch. Madre Micaela amava molto la congregazione ed aveva molta cura del suo sviluppo spirituale ed esterno. Fu superiora generale di Faustina quasi per tutta la vita di lei. Suor Faustina emise i voti temporanei e i voti perpetui nelle sue mani. Madre Micaela assegnava a Suor Faustina le singole case di destinazione, ascoltava le sue confessioni e le consigliava nelle difficoltà. Morì a Cracovia il 15 novembre 1966 in seguito ad una lunga malattia. Di sera prima di partire a Wilno, cioè il 20 marzo 1936,
Raccontai alla madre ciò che potevo raccontare e le dissi che avevo l'intenzione di lasciare la congregazione. La madre generale mi rispose che per il momento era desiderio di Gesù che io rimassi in questa congregazione. Aggiunse che tutto rinforzava in lei la convinzione che si trattava di un'opera di Dio e che il desiderio di Gesù era che tutte le anime conoscessero il suo cuore misericordioso. Tutto ciò mi convince che probabilmente questo sia il desiderio di Dio e per quanto riguarda una nuova congregazione non c'è fretta. Così mi ha detto la madre generale. Non si deve meravigliare, padre, se ho detto qualcosa alla madre generale. A lei si può dire perché la sua anima è impregnata della luce di Dio che essa ama tanto e quando lei la incontrerà ne può parlare tranquillamente. Lei stessa mi metteva in guardia per quanto riguarda i superiori e mi insegnava come continuare a comportarmi. Riguardo le mie lettere, lei mi ha dato il permesso di spedirle chiuse e di riceverle chiuse senza nessun controllo. Quindi lei, padre, può scrivere tranquillamente quello che vuole e se si verificassero altre condizioni riguardo alla congregazione può scrivere anche direttamente alla madre generale, perché è un'anima che ama molto Dio e non si meraviglia di niente. Il fatto che l'opera vada avanti così lentamente è un bene. Anche la madre ha detto che se è una vera opera di Dio, anche se anche Satana non dormirà, ma cercherà di ostacolarmi. La madre generale mi ha accolto con una grandissima benevolenza, come una vera madre. Le chiedo scusa se scrivo così tanto di lei, ma si tratta veramente di un angelo di bontà. Ed ora le chiedo, padre, di stare molto attento alla sua salute, perché sembra molto sciupato. Le chiedo anche di salutare per me, padre Korczyk. Mi rallegro molto che lei, padre, intrattenga dei rapporti con lui. Ho conosciuto a fondo questo sacerdote che è molto caro al cuore di Dio e perciò sono molto contenta della vostra amicizia. Per quanto riguarda me, le cose stanno in questo modo. Parto per 6 settimane per Wallendow. Te pensa. Dopo chi c'è scritto, Suor Faustina afferma esplicitamente di non avere il dovere né la necessità di informare le autorità religiose di tutto ciò che riguarda il suo contatto con Dio. Aveva l'intenzione di lasciare la congregazione per eseguire le richieste di Gesù. Madre Micaela, in quanto persona razionale e lucida, frenava Suor Faustina temendo qualche suo passo falso. Le costituzioni della congregazione del 1936 ordinavano alle suore di non scrivere lettere senza il previo consenso della superiora. Dopo averle scritte, le dovevano consegnare aperte alla superiore. Padre e dottor Antonio Korczyk, nato nel 1900, aveva studiato presso la facoltà di teologia nell'università di Varsavia. Si era specializzato in filosofia e nammise, quanta roba c'è da leggere. In filosofia neoscolastica. Nel 1929 fino al 1939, data della chiusura dell'università, insegnò la storia della filosofia dell'università Stefan Batory di Wilno. Contemporaneamente svolse funzioni di cappellano delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Wilno, Antokol, Senotorska 29. Arrestato nel 1942 dai tedeschi, fu internato insieme agli altri professori dell'università Stefan Batory nel campo di lavoro e Zaltupie in Lituania. Dopo la guerra insegnò logica alla facoltà filosofica dell'Università Cattolica di Lublino. Autore di alcuni saggi del campo della logistica pubblicati nell'annuale filosofico Wallendow, la casa della congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, situata a 20 km a sud di Varsavia. Le suore gestivano lì un centro di educazione per le ragazze, con più di 100 educanti. Nel 1936, su proposta del Ministero della Giustizia, era stato istituito a Wallendow un reparto per le ragazze e le donne entrate per la prima volta in collisione con la legge, per tutelarle dall'influenza traviante della prigione. Il reparto funzionò fino al 1946. Le previsioni di Suor Faustina si sono veramente verificate. Rimase a Cracovia fino alla morte. Probabilmente la superiora generale non voleva che le lettere di Suor Faustina fossero controllate dalla superiora della sua casa, della casa di Wallendow. Perciò ordinò di indirizzarle alla casa generalizia per poterle consegnare personalmente. Pensa un po'. Può scrivere anche direttamente alla madre generale, perché è un'anima. Guarda un po'. 6 settimane devo partire alla volta di Cracovia. Per rimanerci, quindi, non tornerò a Wilno. Mi sottometto in tutto ciò che ha alla bontà
di Dio e senza averla prima informata. Padre, da sola non farò niente. Ora capisco meglio che bisogna agire piano e con pazienza. Vedo che ora comincia ad agire Dio. Finisco queste poche righe e chiedo scusa per non avere destrezza nello scrivere. Bacio le sue mani e chiedo la benedizione. Sua figlia di Dio, Suor Maria Faustina. Pensa un po'. Bacia le mani del sacerdote perché sa che Gesù ai sacerdoti l'ha riempiti di se stesso, l'ha riempiti di grazia su grazia, e i sacerdoti, quelli che si sono sviati dalla retta via, non si rendono conto della grazia che hanno, però che sono allontanati. Allora preghiamo per i sacerdoti che sono sviati dalla retta via affinché si ravvedessero e ritornassero nella retta via, eh? Perché sennò le pecore si disperdene sempre di più, le pecore disperse, morene senza pastore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ciao. Da qui è tutto, allora il video è giunto al termine. Adesso salgo la collina. Guarda che roba, pare che finisce tutto là. Qua fratello vento batte di più, perché qua giù sotto è coperto dal vento, perché la collina copre. Guarda che roba, che ammasso di terra. Qui tutto smosso dal trattore e dall'acqua, le piogge che c'è state 3 settimane e mezza fa. Ormai è passato il tempo, la terra è dura, è arsa, come dicevo all'inizio di questa registrazione. È un peccato che è arsa. Perché per giusto dovrebbe piove bene ogni 2 o 3 giorni, eh? C'è se un tempo, no? C'era 4-5 giorni che c'era tutto sole, e 2-3 giorni più ea tutte le settimane.